Marco Bentivoli, coordinatore nazionale Base Italia. Buon pomeriggio e grazie mille per essere con noi. Come va? Dunque, vorrei chiederle innanzitutto perché ecco, lei non è d'accordo con le proposte che per il momento sono soltanto proposte, non legge della manovra per quanto concerne appunto la questione pensioni. Ma innanzitutto io penso che dovevamo procedere alla non proroga di quota 100 e neanche a una mediazione su quota 100. Noi dobbiamo imparare a fare delle valutazioni non sul generico consenso che si tratta di misurare rispetto a molte cose, ma su come sono andate effettivamente le manovre, le leggi fatte sin qui. Quota 100 è stata fatta in nome del pensionamento, dei lavori faticosi, gravosi e così via. In realtà la gran parte delle persone che hanno utilizzato quota 100, per cui un pensionamento anticipato, sono state persone del settore pubblico, del settore bancario, per cui in piccola misura del settore privato, in piccolissima misura di settori gravosi e faticosi. E proprio per questo anche le mediazioni quota 102 e quota 104 sono state respinte dalle organizzazioni sindacali, ma io credo che bisognerebbe riflettere, iniziare in questo paese a riflettere un po' più sulle pensioni del futuro. Quelle saranno un problema molto serio, ma dopo il 2030, che si avvicina molto più velocemente. Infatti lei ha menzionato i sindacati hanno assolutamente bocciato anche la proposta 102 e 104 che era tra virgolette un compromesso. Intanto le volevo chiedere a suo avviso quale sarebbe l'equilibrio o forse una proposta un po' più equilibrata? Ma la proposta equilibrata è sul campo. Noi abbiamo due leggi che sono state maledette subito dopo, ma non sono state mai modificate, sono state sempre derogate, e sono la legge Dini del 1995 e la legge Fornero del 2011. Ecco, queste leggi dicono alcune cose, ma il tema fondamentale, io sono probabilmente molto impopolare, è che dal 2030 avremo pensioni in Italia dopo più di 70 anni di lavoro, altro che 62, avvicini al 50% dell'ultima retribuzione. 2030 è tra 9 anni, non è tra 50 anni. E per assicurare un equilibrio maggiore alle pensioni bisogna iniziare a occuparsi di questo tema, anche perché abbiamo sempre più anziani, sempre meno giovani, e abbiamo visto che quota 100, quota 102 in futuro non hanno interessato chi meriterebbe veramente di andare in pensione anticipate, per cui i lavori gravosi, si è fatto un buon lavoro per l'ampliamento delle categorie dei lavori gravosi, ma gran parte dell'industria, delle catene di montaggio che ancora ci sono, dei lavoratori a turni avvicendati e notturni sono ancora rimasti fuori. Ecco, un punto importante è che, come dire, le due bandiere del Movimento 5 Stelle, ovvero reddito cittadinanza e quota 100, ovviamente per il momento si stanno portando avanti, anche se l'intenzione del governo è proprio cambiare la quota 100 a quota 102 o a quota 104. Come si trova un equilibrio in questa situazione? Sto appunto citando questi due programmi in quanto sono estremamente discussi anche della stessa opinione pubblica. Assolutamente, ci sono, per quello che riguarda il reddito di cittadinanza, delle modifiche assolutamente indispensabili. Vanno inserite più condizionalità per accedere al reddito di cittadinanza. Bisogna far sì che l'assegno magari sia anche più importante, ma che riguardi persone che non trovano realmente lavoro, non persone che hanno un lavoro in nero, non persone che fanno riferimento a un'economia criminale. E bisogna fare in modo che la condizione di povertà non sia considerata definitiva. Durante il sussidio bisogna utilizzare la formazione per riportare le persone in pista. Quello che nessuno dice è che i soldi per quota 102 e reddito di cittadinanza non saranno inventati, saranno tolti da quella che è un'altra emergenza, che è la riduzione delle tasse.
E questo è un problema molto serio, perché abbiamo una tassazione molto alta in Italia sul lavoro, non solo sul lavoro dipendente ma anche sul lavoro autonomo, e bisogna assolutamente ridurre il cuneo, cioè il delta, la differenza tra il reddito lordo e il reddito netto, perché è molto alta, è di 10 punti in più del resto d'Europa, e bisogna aumentare anche i salari e i redditi di lavoratori dipendenti ed autonomi, proprio detassando il lavoro. Le tasse, troppi governi da almeno 25 anni promettono meno tasse per tutti e le tasse continuano ad aumentare. Ecco, l'ultimissima battuta su questa questione che riguarda in particolar modo il parere dei sindacati, sia CISL che CGIL hanno ovviamente detto che bisogna subito aprire il discorso all'interno del confronto, scusate, all'interno del governo, visto che comunque un equilibrio si dovrebbe trovare tra Movimento 5 Stelle e Lega. Abbiamo detto che comunque questi sono due programmi bandiera per entrambi i partiti. Secondo lei Draghi potrà permettersi di ascoltare in questo caso i desideri dei sindacati, che sono assolutamente legittimi? Assolutamente, il sindacato fa bene a costruire una posizione, è una posizione che va ascoltata, il dialogo sociale è sempre un elemento fondamentale, il governo poi ha l'obbligo e il dovere di decidere. Da questo punto di vista è quello che sparisce un po' da tutti i tavoli, da tutte le posizioni, riguarda le nuove generazioni. Il nostro paese non pensa mai ai giovani, basta vedere anche nelle ultime ore, si continuano a dare continui incarichi a persone da 10-20 anni in pensione e ai giovani non pensa sostanzialmente nessuno, e lo vediamo anche nel nostro stato sociale. Ripeto, bisogna ascoltare le posizioni del sindacato, ma bisogna ascoltare le posizioni di tutto il paese. Tutte le riforme sono state fatte in nome dei giovani, ai giovani è arrivato molto poco, e dal 2030 vedremo che la vera bomba sociale rischia di esplodersi se non corriamo ai ripari. Ecco, dunque, ultimissimo argomento: alle 12 il ministro Brunetta, il ministro del lavoro, ha presentato il documento ai sindacati per quanto concerne il cosiddetto smart working. Lo sappiamo che a livello di opinione pubblica c'è stata una grandissima problematica a ciò che appunto ha detto lui in diverse occasioni nei confronti dello smart working. Ci tenevo a ribadire che si tratta però solo di valutazioni legate alla pubblica amministrazione. A quanto pare, questa è assolutamente la mia prima lettura, perché da poco proprio presentato il documento, che potrebbe diventare strutturale, però sembra che ci sia un miglioramento per quanto concerne, ecco, le condizioni di lavoro dei dipendenti pubblici. A livello di smart working ci sono alcuni punti importanti, come diritto di riposo di 11 ore, a condizioni migliori di lavoro da casa, cioè internet dato appunto dal posto di lavoro, e non soltanto, anche diversi strumenti appunto per rendere il loro modo di lavorare un po' più facilitato, diciamo, da casa. Quali sono le sue posizioni in generale su tutto ciò che ha espresso Brunetta, su tutti i dubbi che ha espresso per quanto concerne sempre l'efficienza dello smart working nella pubblica amministrazione? Ma sinceramente noi continuiamo a parlare in questo paese di smart working laddove non si sa letteralmente cosa sia lo smart working e non lo si è applicato. È bene che si costruiscano delle linee guida, perché bisogna stare attenti da mettere troppe norme sullo smart working, perché l'autonomia delle lavoratrici e dei lavoratori è assolutamente fondamentale, però bisogna ritornare a investire. Noi vediamo l'unico effetto del rientro massi pubblici è solo il traffico nelle grandi città. Pensare che lo smart working sia la causa dell'inefficienza della pubblica amministrazione è l'ennesimo capro espiatorio che viene ricercato rispetto a una situazione che ha moltissime altre cause e motivazioni. Lo smart working è qui per restare, negli studi dell'Osservatorio del Politecnico, che è quanto di più serio e rigoroso c'è sul campo, dicono che la produttività nel settore privato è aumentata del 6%. Ecco, serve una pubblica amministrazione che non dica più chiuso per smart working, oppure non possiamo darti quel certificato o bloccare la tua pratica per lo smart working, ma che impari a dire no, quella pratica e quel certificato ti arriverà in un terzo del tempo sin qui, proprio perché sappiamo far lavorare intelligentemente i lavoratori anche in smart working.
Ecco, le volevo appunto chiedere se questa efficienza di cui lei stava parlando del settore privato potrebbe essere anche raggiunta però appunto della pubblica amministrazione, perché qualche gap c'è stato effettivamente. Ma sicuramente è sotto gli occhi di tutti questo gap. Il problema è che non c'è nessun motivo, anzi tutte opportunità, per cui la pubblica amministrazione non solo raggiunga, ma superi l'efficienza del privato, proprio su queste nuove forme organizzative del lavoro agile. Proprio per questo non ci sono scuse, bisogna responsabilizzare i dirigenti della pubblica amministrazione, non dal punto di vista penale, ma dal punto di vista operativo. Un dirigente della pubblica amministrazione che ha un compito direttivo rispetto alla sua area di lavoro e non sa riorganizzare in modo smart il lavoro, è un dirigente che non serve più alla pubblica amministrazione di oggi e di domani. Grazie mille a Marco Bentivogli, coordinatore nazionale Base Italia. Grazie per essere stato con noi. Buon proseguimento, alla prossima occasione. Grazie, grazie.